sono gli esusi, oggi si riprende con Mega Man Star Fox 2 Zerkerix Ninja. L'ultima volta abbiamo sfidato solo. Oppure nella sua trasformazione, cioè Rogue, il guerriero solitario. Tuttavia, anche se l'abbiamo battuto, lui ha fatto sparire tutti i nostri amici. Ora dobbiamo andare da Luna per decidere cosa fare. Ehi, quel tipo ha bisogno d'aiuto. Ma che me ne frega del tipo? Sono preoccupato. Vuoi lasciarlo perdere? Cosa? No, io... tutto bene? Ecco, sto cercando di aggiustare la cuccia del cane. Non è una cuccia qualsiasi, è un sofisticato sistema di sicurezza. Se un ladro cerca di entrare in casa, scatta subito l'allarme. Bow, bow, bow! Un sistema di sicurezza. Ne inventano sempre di nuove. Mi hanno chiamato ad aggiustarlo, ma non capisco il problema. Di questo passo starò qui tutta la notte. Proprio oggi che volevo tornare a casa prima. Vedi, è il mio anniversario di matrimonio. Ho promesso a mia moglie di tornare a casa, di tornare presto. Povero me. Ehi, chiederò il suo aiuto. L'aiuto di chi? Di Mega Man. Chi altri se no? Chiamerò Mega Man. Credi che si occupi anche di queste cose? Del resto non saprei di chi a chi altri rivolgermi. Ha bisogno del tuo aiuto, ragazzo. È duro essere un eroe. Ehi, ragazzo, che ti prende? Tutto ok? Sì, scusami. Darò un'occhiata a quella cuccia. Un sistema di sicurezza stile cuccia. È percorso da onde di sicurezza che fanno per scattare l'allarme se rilevano un intruso. Ok, diventiamo Mega Man a quanto pare, perché solo me stesso non basta. Cambio di DM, Giostella, in onda! Ok. Ok, vuoi accedere? Sì, vediamo un po' cosa c'è. Che lingua. Sei tu, Mega Man! Ti conosco! Non avrei mai pensato di incontrare un eroe qui, è fantastico! Ecco, la cuccia sembra avere un problema. Mi dispiace, è colpa mia. Ultimamente non mi sento molto bene, sono corto di energia. Non ti senti bene? Avrei un favore da chiederti. Vorresti trovarmi un NRGD? Mi farebbe stare molto meglio. Certo, ci penso io. Sul serio? Allora sei davvero un eroe. Mi pare che l'Erste al negozio di carte li venda. Ti aspetterò qui. Vuoi darmi un NRGD? Sì. Bene! C'avevo un NRGD. Grazie infinite! Mega Man mi ha portato NRGD! Nessuno mi crederà! Oh, ti crederanno! Grandioso! Adesso potrò vantarmi di averti conosciuto! Lo userò subito! L'Erz della cuccia ha usato NRGD! Non succede niente! È di sicuro NRGD! Allora qual è il problema? Mi dispiace! So che sei felice di conoscermi, ma forse non sono l'eroe che credevi! Cosa? No, non è affatto colpa tua! Sono cose che capitano! Non preoccuparti, troverò un altro modo. Grazie mille per il tuo aiuto. Non l'ho aiutato! Energy Pick. Questo era tanto per prenderti in giro, secondo me, perché... Ehi, c'è un mondo mistero, c'è anche un Energy! Non è il tuo Energy, però. Devi farti tutta la cuccia. Tuttavia, io l'avevo fatto la quarta parte, evidentemente, perché ce l'avevo. Ah, devo parlare col cittadino, giusto? Mega Man non viene. Ehi, Mega Man è passato di qui. Cosa? Sei sicuro? Sì, ma non è riuscito a risolvere il problema. Come no? Non può essere! Se Mega Man fosse venuto davvero, beh, avrebbe risolto il mio problema. Non dovresti pretendere troppo da Mega Man. Potresti restare deluso. Eh? Scusa. Ok. Cose strane stanno accadendo. Andiamo a casa di Luna prima che mi ammazzi. Sono in ritardo già di 4 minuti. Sei in ritardo, ritardo! Non intendo stare qui tutto il giorno ad aspettare i tuoi comodi. Te la sei cercata? No, non stavo facendo i miei comodi. Lasciamo perdere. Ho appena controllato la scaletta Brother del mio navigatore. Tutte le Brother sono ancora intatte. E ciò significa che stanno tutti bene. Ma visto che non sono tornati, potrebbero essere nei guai. Quindi io e te andremo a cercarli. Cos'è quella faccia? Ehi, non dirmi che vuoi andare a cercarli da solo. Beh, no, è solo che... Allora ho ragione. Hai paura che mi faccia male? Conosco il tuo modo di pensare, Geo. Ma due teste sono sempre meglio di una. Allora è deciso. Cercheremo gli altri. Cosa... Cercarli? E dove? Dove... Come faccio a saperlo? Ecco perché mi serve il tuo aiuto. Non so se potrò esserti d'aiuto. Ehi, non è che ti sei scordato di qualcuno? Mega Man, abbiamo Mega Man. Con lui al nostro fianco andrà tutto benissimo. Lui non è un eroe. Di cosa stai parlando? C'è qualche problema? Ti consiglio di trovare qualcuno più affidabile di me. Lo so che ti ho delusa, Press. Non sono riuscito a salvarli. Si può sapere cosa stai cercando di dire? Io non sono l'eroe che credete. Non sono all'altezza. Finiscila!
Così mi dirà Udicelo. Non perché non sei riuscito a salvarli, ma perché ora non vuoi aiutarli. Hanno bisogno di noi. E tu sostieni di non poterci fare nulla. Come puoi arrenderti così facilmente? Press, è così che vuoi essere, Geo? Tu sei tutti la nostra brother band. Io ho paura. Ti capisco. So che serve un grande coraggio per affrontare un nemico sconosciuto. Ma ti sbagli, non ho paura di combattere. Ho paura di... Mi dispiace. Ehi! Ho paura di perdervi, probabilmente. Aspetta! Ben tornato a casa, caro. Perché con la faccia triste? C'è qualcosa che non va? No. Sei preoccupato per qualcosa, vero? Sai che a me puoi dire tutto. Lo so. Sto bene, mamma. Ehi, ragazzo. Cosa c'è? Prima, a casa della Press, parlavi di qualcosa che ti fa paura. Cosa intendevi dire? È vero che non hai paura di combattere? No, non è quello. L'unica cosa di cui ho paura... Ecco, ho paura delle aspettative degli altri. Ah, temo di non esserne all'altezza. Hai visto lo sguardo alla Press, vero? Si aspettava che Megaman facesse qualcosa. Non posso sopportare questa pressione. Non sono all'altezza di simili aspettative. Come l'ultima volta. Non capisco di cosa stai blaterando. Non pensare, segui il tuo istinto e farai sempre la cosa giusta. Io la penso così. Loro non hanno capito niente. Essere un eroe non è affatto facile. Quella notte... Sto sognando tuo corpo. Ancora quei tizi? Salve lei, dammi il tuo corpo. Siete un po' di tizi. Mi ricordavo solo uno di voi. Dammi il tuo corpo. Ma cosa? Ah! Ah! No! Ah! 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 Cos'è stato? Ah! Ehi! Mega! Sei tu, Mega! Ah! Cosa succede, Mega? Stai bene? Accidenti! Devo resistere! Oh no, Mega ha bisogno di aiuto! Cosa posso fare? Devo calmarmi e chiamare subito un'ambulanza! Anzi, non credo che l'ospedale sia attrezzato per le creature aliene! Forse dovrei portarlo dal veterinario! Ehi! Io non ho fatto da nessun veterinario, hai capito? Mega! Tutto bene? Sì, più o meno, ma non ne posso più. Ti riferisci al reperto che hai inghiottito al museo? Sì, quel manfo è una vera scocciatura. Sta facendo le bizze nel mio stomaco. Continua a dire, dammi il tuo corpo, e a parlare di una tribù. Non so proprio cosa stia succedendo. Anch'io ho fatto un sogno simile. Cosa potrà significare? Se non lo sapete voi, io dubito di saperne qualcosa. Quella mattina... Sicuro di star bene? Te l'ho già detto, sto benissimo. Ok, ok, sono solo in pensiero. Smettila di tormentarmi. Piuttosto, cosa hai intenzione di fare? Vuoi ignorare la richiesta della Press? Pensi sia giusto? Oh, una chiamata. È la Press che mi uccide adesso. Oh, una chiamata. Scommetto che è lei. Accesso. Buongiorno. Lì stai per dire una cosa. Potresti dirmi di cosa si tratta? Prendo il tuo silenzio come un no. Se la metti così, verrò lì da te a cavarti le parole di bocca. Cosa? Ti consiglio di non uscire di casa. È un ordine, capito? Non sai cosa succede a chi disobbedisce a un mio ordine diretto. Cosa facciamo? Ora non ho molta voglia di parlare. Devo fuggire prima che arrivi qui. Scappa, Geo! Un'email. Fermiamoci a leggere sulla posta. Ah, no, è Ken Shooter. C'è qualcosa che ti turba, vero? Cosa è successo? Non tenere tutto dentro, Geo. Non vuoi dirmelo? Le persone si aspettano troppo da me. E quando lo fanno finisco per deluderle. E non voglio deludere le persone. Capisco. Ah, eh? Questo è un buon problema da adulti, Geo. Stai diventando un uomo e io non me ne ero neanche accorta.
Un giorno tuo padre mi disse una cosa a questo proposito. Papà? Sì. La gente si aspetta molto dagli astronauti. Non devono vanificare il lavoro del personale e dell'equipaggio, né spezzare i sogni e le speranze di tutti. Lui doveva essere sempre all'altezza di queste aspettative. Una volta gli ho chiesto, non hai paura di fallire? Al suo posto non avrei mai voluto deludere tutte quelle persone. E sai cosa mi disse tuo padre? Non importa se fallisco o meno, l'importante è avere il coraggio di provarci. Il coraggio? Esatto, il coraggio di dedicare anima e corpo a qualcosa, anche se fallissi. Il mio coraggio spingerebbe gli altri a provarci, e se questi fallissero a loro volta, altri si farebbero avanti. Il coraggio unisce tutte queste persone, e il legame che si crea fornisce una forza immensa. Così mi disse. Il coraggio di provarci? Ora ti senti meglio? Spero che queste parole ti faranno riflettere. Forse dovresti andartene prima che arrivi la press. Ma in realtà volevo rimanere, a questo punto penso che Gio non volesse... Vabbè, nel frattempo... Geo, spero che tu sia a casa, altrimenti non ti perdonerò mai. Guarda un po' chi si rivede. Chi? Ho bisogno di te per il mio prossimo film. Ah! Sono venuto a prenderti di persona. Hyde, così potrò finalmente stanare quell'eroe in blu. La mia eroina è... Sì, ne sono certo. È ancora meglio di quanto mi aspettassi. La trama si fa sempre più interessante. Poco dopo. Papà è sulle sue da parecchio tempo e non vuole darmi ascolto. Ah, è la press. Intendi rispondere? Accesso. Conosci questa ragazzina? Scusa per il breve preavviso, ma pare che resterà fuori città per un po' di tempo. Ehi, sei tu Hyde? Cosa? Come fai a conoscermi? È impossibile, chi sei? Un momento, ho già sentito questa voce. Sei per caso quell'eroe in blu? Tu sei Megaman, ho ragione, eh? Cosa hai fatto la press? Hyde, è lì con te? Dimmelo. Non avrei mai pensato che fossi tu. Che colpo di scena, ma ciò renderà le cose ancora più interessanti. Stai cercando me? Allora lasciala andare, lei non c'entra niente. Mi hai sentito? Lasciala andare. Non è ancora il momento. Secondo il mio copione la incontrerai molto presto. Ops, non te l'avevo detto. Questa volta il protagonista del film sei tu. No. Detesto i film di questo tizio. Il set di questo nuovo film sarà ancora una volta il cinema. Potresti venire qui più presto? Tutti gli altri attori sono già pronti e aspettano solo te. Scommetto che sarà un capolavoro. Conto di vederti presto, Megaman. No, Press. Sono sicuro al 100% che sia una trappola. Anche se è un'impresa disperata, devo farmi coraggio. Cosa farai, ragazzo? E le mie brother band sono molto forti. Ehi! Andremo a salvare la Press. Ne sei sicuro? No, ma... Papà. Ma salveremo la press nel prossimo episodio. Quindi ragazzi, se il video è piaciuto, lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Quindi, bella ragazzi!